Buongiorno a tutti. Quindi se siete Giorgio, questo qui è un canale dedicato a voi. Allora ragazzi, comunque sia, scherzi a parte, noi siamo un po' di tutto. Io sono Mister L e sono in compagnia di Michele. E siamo qui per poter parlare quindi di una specie di confronto tra gli anime. Ovvero, abbiamo deciso di fare una specie di doppia recensione dove confronteremo anche Dragon Ball e Naruto. Allora ragazzi, tutti voi, almeno la maggior parte di voi, sapranno più o meno come funzionano gli anime Dragon Ball e Naruto. Sono questi due anime, cioè cartoni animati giapponesi, tra di loro simili ma anche diversi. Perché diciamo simili? Perché entrambi presenteranno di per sé una storia molto simile. Ad esempio, su Dragon Ball, qual è lo scopo dei protagonisti? Proteggere il mondo, la galassia. Cioè, questa qui è una fottuta galassia in pericolo, minacciata ogni 2x3, ogni 3x3 meglio. E quindi c'è sempre una minaccia, e quindi loro devono sempre proteggere la Terra, il mondo, la galassia, tutto quanto. Perché ovviamente c'è un universo intero, ma loro cosa attaccano? La Terra, no? Sì, è vero, ovvio. Devono partire prima di tutto sempre dalla Terra. Naruto invece è di per sé molto simile, solo che è un po' meno banale, perché non ci sarà mai il super cattivo stupido che da qua dice io voglio stare, voglio rimanere solo, voglio uccidere tutti quanti. Poi rimango solo, non importa, voglio uccidere tutti. Questo qui è Dragon Ball, mentre su Naruto ancora vorranno distruggere al massimo solo un villaggio, una città intera, una piccola metropoli, non il mondo intero. Cioè il villaggio della foglia, che è quello dei protagonisti. Di solito lo faranno perché vogliono diventare potenti, vogliono tenere il potere e dominare. Non distruggere tutto per poi morire perché hanno distrutto il mondo, assenza di ossigeno, e muoiono anche loro. Di sicuro quando avete visto gli episodi di Dragon Ball avete notato che di per sé tutti i mostriciattoli, gli alieni, i mostri, i cattivi, sono di per sé fatti bene. È vero che è un anime, che un cartone animato, cambia niente, che punta ai bambini, però tuttavia il level design si vede che c'erano due cazzoni sotto che ci hanno dato dentro, perché i mostri, cioè sì, sono un level design presentato per essere apprezzato dai bambini, però non è una boiata alla Peppa Pig che mettono là gli animali deformi e basta, cioè sono abbastanza accurati di per sé. Entrambi questi anime qui diciamo che sono stati puntati per un pubblico di bambini. Dragon Ball ci viene straconfermato da tutto. Naruto invece però presenta delle dinamiche di per sé un po' più avanzate, un po' più delicate. Ad esempio, cioè, su Dragon Ball, riassumiamo l'episodio di Dragon Ball. Onda energetica. Fine episodio. Ecco, ci vuole un episodio intero per caricare un attacco, e meno è sempre la stessa roba. Arriva il cattivo, non sei abbastanza forte, viene sconfitto, bene, ti alleni e sconfigge il super cattivo. Ne arriva un altro, chissà perché loro devono essere sempre, non deve mai arrivare quello più forte all'inizio, no, arriva quello più scarso, poi uno un po' più forte, poi uno un po' più forte ancora, in modo da rendere i combattimenti difficili ma non impossibili, così giusto per fare allenare i protagonisti, cioè. Allora, riassunto: super cattivo, trasformazione, onda energetica, vinto. All'inizio si era cominciato con, ancora da quello che ho capito, con gli episodi vecchi dove Goku era bambino, con un esercito che voleva conquistare il mondo, diciamo, conquistare. Poi dopo si è passati alla possibilità che il mondo venisse, non dico distrutto, ma almeno schiavizzato dagli alieni, i Saiyan. Poi dopo, con la possibilità che venisse distrutto da mostri incazzosi. Poi dopo, che non solo il mondo, ma tutto l'universo, tutta la galassia, tutto di tutto dovesse essere distrutto da mostri incazzosi. Cioè, si è passati da un pericolo minimo a un pericolo massimo. Siamo arrivati addirittura con un gatto che vuole distruggere tutto. Mentre tuttavia Naruto è di per sé anche molto simile, però presenta delle dinamiche molto più delicate anche per quanto riguarda i personaggi. Per, ad esempio, in Naruto, una cosa che non c'è su Dragon Ball è la maturazione dei personaggi, che anche se in modo, possiamo dire, abbastanza minimo, di per sé i personaggi, anche i cattivi, di per sé alla lunga maturano, cioè possono diventare buoni. Osservate, allora, super cattivi di Dragon Ball invece sono cazzuti, ti sconfiggono, però ti devono spiegare la storia della loro vita, quella dei loro nonni, bisnonni, la tua vita che non conoscono ancora, e hai dopo saltato. Arriverà un loro alleato che ti distrarrà in modo che il protagonista ti uccida. Naruto presenta delle dinamiche un po' più mature. Si vede che hanno cercato di darci dentro quella storia al posto di Dragon Ball, che risolvono tutto con le onde energetiche. Cioè, una cosa molto delicata che mi è piaciuta è che c'è questa cattiva qui che poi diventa buona perché si farà amica a sto bambino, e quindi siccome sa che questo bambino qui gli piacciono dei fiori, no? Non mi ricordo che marca di fiori è, no? Che genere di fiori, e in ogni caso cosa fa sta qui? Gli cristallizza un fiore per mezzo dei superpoteri magici che loro solo hanno. Gli cristallizza questo fiore, glielo dà e gli dice: questo fiore qui non appassirà mai finché sarò in vita. Cioè, cose abbastanza delicate, fatte bene dal punto di vista della storia. I personaggi sono tutti fatti bene fino a Saiyan. Da lei in poi hanno cominciato quasi tutti a diventare inutili come lo schifo. Siamo arrivati a fine Dragon Ball dove contavano solo due.
sì. Lui contava solo Vegeta e Goku, basta. Sì, i protagonisti che sono sempre esistiti, non mai sono dimenticati. Vabbè che vengono ancora citati, non sono proprio abbandonati, però insomma sono passati dallo essere gli aiutanti del protagonista allo essere dei manichini da appendere di a pugni, di disegni cioè, animati. Non possono neanche provarci che esplodono ancora prima di arrivare sul campo di battaglia. Esatto, Dragon Ball. Vabbè, sappiamo tutti che gli anime sono diversi. E questo, vabbè, ha qualche cosa che non c'entra un cavolo con i manga. Però Naruto, gli ultimi di Naruto sono più filler. Cioè, sono più episodi che non c'entrano un cazzo col manga che quelli che c'entrano col manga. Sì, perché di solito gli anime, lo spiego magari a quelli lì che non lo sanno, di solito gli anime, i cartoni animati vengono presi da un manga che è un fumetto. E loro cosa fanno prima di Naruto? Perché loro vogliono i soldi, 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 soldi. Quindi cosa fanno? Vanno lì ad aggiungerci episodi che non c'entrano un cazzo solo per prolungare la serie, come su Bleach ad esempio. Vabbè, cioè, vabbè, ok che se un attimo, okay che un anime non deve essere copia e incolla da un manga, sennò che sì, cazzo pago a fare a guardarmi il manga. Sì. Vabbè, qualche episodio che non c'entra qui, ma con Naruto si esagera, cazzo. I personaggi di Naruto, indovinate un po', moriranno e una volta che moriranno non verranno più citati. Infatti su Naruto, ad esempio su Dragon Ball, i personaggi muoiono, chi se ne fregano, sempre lì in paradiso, continuano sempre a far parte degli episodi. Sfere del Drago. Cioè possono citati. Anche ritornare sulla Terra anche se sono morti, come se la morte non esistesse. Mentre su Naruto, almeno quando capiscono di aver creato troppi personaggi che tuttora occupano un piccolo continente, saranno migliaia, loro cosa fanno? Gli fanno giustamente morire un po' in modo da alleggerire la serie, da poter licenziare un po' dei doppiatori che cominciavano a rimetterci a soldi di pagare i doppiatori con ogni personaggio che c'hanno. E quindi ogni tanto fanno morire i personaggi, anche buoni, ed è molto bello. Altro fatto molto carino che mi è piaciuto aggiungere è che, al contrario dei cattivi di i cattivi di Dragon Ball, ragazzi, loro cosa fanno? Il personaggio è tipo, possiamo dire che è il contrario di Undertale. Su Undertale tu sei là che gli dici fermo, non voglio combattere, loro alla lunga desistono. Così dicono, vabbè, non vuoi combattere, va avanti, non ti rompo più le palle. Su Dragon Ball invece tu gli puoi fare di tutto, gli salvi la vita di tutto, loro sono sempre incazzati. Guardate il combattimento contro Freezer. Alla fine il Goku lo batte a pietà, cosa fa Freezer? Lo attacca comunque. Certo, si incazza e basta. Sì, no, manca completamente la maturazione dei personaggi ed è molto brutto. Su Naruto invece i personaggi, anche cattivi, verranno di per sé fatti abbastanza bene, cioè stiamo molto divertendo. Io mi diverto di più a seguire i cattivi su Naruto che i buoni. Loro ti presentano i cattivi e nemmeno come se fosse il Trono di Spade, gli fanno morire 15 episodi dopo, cioè gli fanno morire l'episodio dopo. Così, presentando il cattivo, ci hanno messo, sono stati lì settimane a creare questo il level design, il carattere del personaggio per un episodio che poi l'episodio dopo muore, così. Nemmeno a dare il tempo di capire il suo nome che già è morto, cioè, giusto per farvi capire. E poi anche i cattivi sono fatti abbastanza bene su Naruto. C'è uno tipo ti sfornano panini cattivi come se fossero panini, toh, cattivi, 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 cattivi. Però alla fine, cioè, muoiono quasi subito, ma sono fatti abbastanza bene. Gli episodi di Dragon Ball e gli episodi di Naruto. Punto finale, ragazzi. Gli episodi di Dragon Ball sono incredibilmente lunghi, nel senso che quanto ci mettono a caricare un'onda energetica? Mezz'ora in un video da 25 minuti, tipo. Esatto. Sì, dai, basta vedere un episodio per capire che per caricare gli attacchi ci mettono un'ora. Poi il cattivo di turno resta fermo, tipo, imparato, sì, ad aspettarlo. Non ha senso, cioè. Sta fermo, sta caricando un attacco e rimane così a guardarlo. Oh mio Dio, sta caricando un'onda energetica, sono fottuto. Quando nel frattempo potrebbe averlo ucciso 10 volte se avesse agito. Sì, mentre gli episodi Naruto, anche questi qui sono molto lunghi, ragazzi. Però tuttavia già meno di Dragon Ball, cioè anche su Naruto si perdono tantissime chiacchiere. Il voto di Dragon Ball. Quanto dai tu a Dragon Ball? Allora, fino a Z do 7 e mezzo. Io il voto di Dragon Ball invece gli darei 7 anch'io, dai, lo vedo abbastanza buono, cioè. È carino per i bambini, ragazzi, ma è un momento stesso in cui si. Penso che alla lunga anche i bambini si sono poi nelle palle di guardare Dragon Ball. Mentre Naruto, ragazzi, gli darei 7 e mezzo, perché Naruto c'ha molte più migliorie rispetto a Dragon Ball, ma però anche lì alla lunga è un po' pesante. Lui Naruto non sa niente. Io ragazzi. Non l'ho mai visto, non so. Già, infatti io non ho mai parlato di Naruto. Solo il mio voto per Naruto, quello il Chris non sa nemmeno cosa sia. E interrompiamo qui il video, ragazzi, e ci vediamo al prossimo.